Amici di Experience Italia, non sapete come utilizzare Flash Tool, non sapete come effettuare un debrand sul vostro Sony Xperia, non sapete come flashare una ROM stock sul vostro Sony Xperia? Nessun problema, ci sono qua io, c'è qua Experience Italia, insieme impareremo ad utilizzare Flash Tool, ad effettuare un debrand ed a installare una ROM stock sul vostro Sony Xperia. Andiamo subito a vedere come si fa. Bene, eccoci qui per imparare ad utilizzare Flash Tool e a installare una ROM stock sul vostro Sony Xperia. Come prima cosa andate sul sito flashtool.net, sotto la sezione download scaricate l'ultima versione disponibile di Flash Tool. Una volta scaricata, installatela come un normale programma per PC. Finito di installarlo, vi comparirà una cartella nominata Flash Tool. Al suo interno troverete tutto l'essenziale per far funzionare il programma. Finito di installare Flash Tool, andate su XDA e scaricatevi la ROM stock per il vostro dispositivo. Sottolineo per il vostro dispositivo. Ogni telefono ha le sue ROM, ha i suoi file FTF. Mi raccomando di installare solo quello per il vostro telefono. Noi abbiamo qua uno Z3 Compact, vi faccio un esempio, siamo nella sezione di XDA dedicata al Sony Xperia Z3 Compact. Ci sono varie discussioni dove potete trovare i file disponibili al download. Scegliete quello che più vi interessa. Noi per esempio abbiamo scaricato il concept 6.0 di Sony, la beta che è disponibile da qualche mese. Una volta scaricata la vostra ROM, la copiate e la incollate nella seguente cartella. Allora, andate in disco C, utenti, in questo caso è Spina 1986, qua troverete il vostro nome, punto Flash Tool, e la incoppiate nella cartella firmware. Come vedete, io qua ho varie ROM che ho utilizzato per alcuni dei miei telefoni. Una volta incollata qui, siete a posto. A questo punto dovete far partire Flash Tool. Aprite la cartella che vi è comparsa sul desktop e cliccate su Flash Tool. Aspettate che parta e che faccio i suoi vari passaggi. Una cosa molto importante, prima di fare qualsiasi operazione prima di andare a installare la ROM, mi raccomando, scaricatevi i driver che li trovate sempre nella cartella Flash Tool. C'è una cartella che si chiama driver, c'è un programmino, un eseguibile, lo aprite, date i vari consensi, fate next. Questa è la lista di tutti i driver disponibili. Voi cliccate selezionate il vostro dispositivo, fate install, partirà l'installazione dei driver. Così durante l'installazione della vostra ROM non avrete di problemi. Nome driver, ok. Qua vi dà installazione non riuscita, ma è tutto regolare.
Una volta installato, tornate alla vostra pagina di Flash Tool e collegate il vostro dispositivo. Mi raccomando che sia attivo il debug USB. Io in questo caso non ce l'ho attivo, lo vado subito ad attivare. Ok. Ok, a questo punto mi dà questi errori, ma non c'è nessun tipo di problema. Cliccate, non si vede, cliccate sul simbolo del fulmine, del flash, flash mode, selezionate la ROM che vi interessa. Se volete fare vari wipe, che io li consiglio sempre, lasciate le spunte e poi fate flash. Aspettate che, come dice qua, che prepara il file per essere flashato. Ok, il file è pronto. A questo punto allargo l'inquadratura per farvi vedere bene cosa fare. Staccate il telefono dal computer, spegnetelo, tasto volume giù, tenete schiacciato e andate a collegare il cavo tenendo sempre schiacciato. È partita l'installazione, potete lasciare il tasto volume giù e far lavorare Flash Tool. A questo punto voi non avete più nessun altro tipo di passaggio da fare, deve solo lavorare il programma. Ok, l'installazione è appena terminata. A questo punto, come potete leggere qua, flashing finished, quindi installazione terminata. Scollegate il vostro telefono e accendetelo. Io direi che con questo è tutto. Un saluto da Lorenzo, vi invito a cliccare mi piace e a continuare a seguirci per vedere tanti altri video.